Oggi diamo un'occhiata all'applicazione DJI Pilot per il Mavic 2 Enterprise Dual. Dopo un sacco di messaggi, dopo un sacco di mail, dopo le dirette, ho deciso di prendere a mano questo argomento perché me lo avete fatto in tanti. E l'argomento è proprio l'applicazione DJI Pilot che troviamo per l'utilizzo del Mavic 2 Enterprise Dual, quindi quello con la telecamera termica. Allora, l'applicazione è praticamente identica alla DJI Go a primo impatto, mettiamola così. Prendiamo anche un qualsiasi attacco. L'applicazione è identica alla DJI Go. In questo caso, avendo dei sensori che vengono collegati esternamente, c'è la possibilità di governare questi sensori grazie a, diciamo, dei plugin aggiuntivi che sono stati aggiunti sulla applicazione. Proprio per questo motivo adesso andiamo a fissare il telefono sul radiocomando e andiamo ad accendere il nostro Mavic Dual Enterprise e andiamo anche ad attivare l'applicazione DJI Pilot. La prima cosa che notiamo è la differenza tra la possibilità di utilizzare un manual flight o un mission flight, ovvero pilotarlo in maniera manuale o predisporre una missione automatica. Vedete che riconosce già il drone, qua in basso a sinistra, Mavic 2 Enterprise Dual con spotlight attivo. Difatti qui davanti abbiamo il nostro faro luminoso, attivabile e disattivabile dall'applicazione stessa, ed entriamo in manual flight per vedere un po' come funziona l'applicazione. Nel frattempo ha fissato i satelliti perché siamo all'aperto e come potete vedere abbiamo una lista di informazioni. Vado momentaneamente a chiuderla e vi faccio vedere poi dove si potrà andare a riprendere. Nel frattempo mi dice che non c'è l'SD card, ma non è un problema perché non dobbiamo registrare dal drone, e mi dice che c'è un compass abnormal. Il compass abnormal è dovuto alla necessità di fare una calibrazione, quindi se vi capitasse mai questo primissimo problema, ovvero quello della calibrazione del compass, la soluzione è molto semplice. Ora possiamo vedere dove eravamo prima, ovvero nel menu principale, che già ci diceva dell'errore del compass, ma volevo farvelo vedere anche qui a schermo. Per entrare all'interno del menu basterà andare a pigiare in alto a sinistra a fianco alla scritta DJI, proprio dove c'è scritto Magnetic Field Interference Fly with Caution. Vado a cliccarci sopra e vedete che si apre da sinistra un menu dove avremo la gestione di come andare ad attivare e impostare l'altezza del ritorno a casa. Mi raccomando, prima di ogni volo valutate con attenzione l'altezza migliore per la vostra condizione. Flight Mode PGPS, perché in questo caso siamo appunto in P, ma potremmo spostarci poi in Tripod Mode, vedete, piuttosto che in Sport Mode. Sono semplicemente i pulsanti che si trovano qui a fianco al nostro radiocomando. Compass, eccolo qui, Abnormal. È abbastanza facile, si vede, è disegnato di rosso, quindi si intuisce che il compass ha qualche problema. La soluzione è dargli un calibrate compass, quindi andiamo a pigiare il pulsante calibrate e vedete che già il radiocomando ci dice cosa dobbiamo andare a fare con il drone. Quindi io non farò altro che prendere il drone, ruotarlo nella direzione, nell'asse orizzontale, fino a quando lui mi dirà che ha fatto appunto la sua calibrazione orizzontale. A questo punto mi sposto lateralmente con il fianco verso il basso e gli do la calibrazione con il fianco verso il basso finché non mi darà l'ok. Compass calibration complete, mi dice. Quindi siamo perfetti, abbiamo fatto la nostra calibrazione, gli do l'ok e vedete che ora compass calibrate mi dà normal. Poco più sotto abbiamo l'IMU, Inertial Measurement Unit. Tendenzialmente viene calibrato molto bene dalla casa madre, quindi io non vi consiglio di andare a fare delle grosse calibrazioni, anche perché deve avere una temperatura ideale, intorno ai 20 gradi, non deve essere né troppo caldo né troppo freddo, e deve essere rigorosamente in bolla, quindi non potete farlo in campo, dovete farlo in una condizione che può essere il vostro studio, il vostro ufficio o comunque a casa, ecco, mettiamola così. Condizioni elettroniche ottimali, vision sensor normali, il remote controller, quindi la tipologia di volo che abbiamo selezionato è la modalità 2, quindi con il throttle,
con il gas a sinistra e a destra avremo il pitch e il roll del drone, la temperatura dell'aircraft, lo status del gimbal che è a posto e anche l'interno della nostra scheda di memoria. Vi ricordo che il Mavic 2 Enterprise, in questo caso la versione dual, ha anche uno storage interno, vedete, di 17,48 giga, che insomma schifo non fanno. Se ci dimentichiamo a casa la schedina, non è la soluzione dimenticarsi a casa la schedina, ma se ce la dimenticassimo sappiamo che abbiamo uno storage interno. Vado a formattare e gli dico ok, perfetto, internal storage formatting successful. Chiudo, do ok e in questo caso abbiamo visto tutto il nostro menu iniziale. Clicco X ed era il menu dove ora vedete c'è scritto Ready to go GPS. Ricordatevi che per qualsiasi motivo voi dovrete prima di tutto attendere che il GPS abbia fissato i satelliti prima di decollare, ragazzi, perché non avrebbe senso andare a decollare senza satelliti. Questa è una regola che vale sia per il Mavic Dual che abbiamo qui, ma per qualsiasi mezzo. Prendete prima i satelliti, poi dopo andremo a volare. La schermata si presenta abbastanza facilmente. Continuiamo con la barra superiore, dove poi possiamo trovare a fianco PGPS, il disegnino di un aeroplanino vicino a un sensore, che poi vi spiegherò che cos'è. Il numero di satelliti che sono stati acquisiti, ovvero 11, a fianco quel pulsantino rosso che sta ad indicare i vari sensori del drone, il radiocomando, quindi la qualità del segnale radio, la qualità HD del segnale video che attualmente sta lavorando in 5,8 GHz, la quantità della batteria e altri tre pulsantini che ci permetteranno poi di rientrare nuovamente all'interno del menu. Quindi abbiamo parlato del menu di sinistra, quello a fianco alla scritta DJI, che è quello che vi avevo appena mostrato, questo qui. Se invece andiamo sul menu di destra, pigiando una di queste ultime iconette che vi ho detto, quindi ad esempio il PGPS, andremo ad aprire il menu di destra. Il menu di destra funziona in maniera differente, ovvero gestisce i controlli del drone, non più gli alert, la formattazione della scheda, eccetera, ma proprio il drone stesso e tutte le sue funzionalità. Vedete che c'è una lista infinita sulla destra, la scorriamo tutta quanta assieme e mi dite poi voi che cosa ne pensate, se vi piace come ho fatto questo tutorial, che magari poi ne faremo degli altri. Ovviamente questo tutorial è per chi non ha conoscenze dell'applicazione DJI Pilot, ma magari anche per chi ha intenzione di evolversi un pochino perché magari non ne sapeva molto. Nella prima schermata troviamo la Flight Controller Settings, dove possiamo decidere se avere un home point statico oppure un on point dinamico. A seconda di quello che andremo a cliccare, vedete, ho cliccato quello di sinistra, dice Set current aircraft position as home point. Quindi voglio che la posizione attuale del drone diventi la posizione home point. E gli dico ok. Lui ha registrato l'home point in questa posizione. Se io invece vado a dirgli il pulsante a fianco, vedrete che dice Set current RC location as the home point. Quindi setta la posizione del radiocomando come home point. Perché questa differenza? Perché c'è la possibilità, che ne so, che ci stiamo spostando magari su una barca, magari con un mezzo, o comunque stiamo anche semplicemente camminando, e nel momento in cui camminiamo non vogliamo più che il drone si ricordi il punto home come in mezzo al lago, per esempio, ma vogliamo che il punto home sia il nostro radiocomando. Quindi in questo caso possiamo andare ad impostare il radiocomando come punto home. In questo caso mi interessa di più tenerlo così. Poi cosa abbiamo? Enable Multiple Flight Mode. Solitamente quando esce dalla fabbrica il drone esce senza il Multiple Flight Mode attivo, quindi il pulsantino laterale tripod PIM Opti e Sport Mode non è attivabile. Se noi andiamo ad attivare questo Multiple Flight Mode potremo andare ad utilizzare le tre modalità. Abbiamo detto che il Return to Home Altitude è di 30 metri perché l'ho impostato io prima. Vale la regola dell'ostacolo più alto che ci troviamo attorno per poter scegliere quale andare ad attivare. Maximum Altitude in questo caso è impostato a 120 metri. Non ho impostato limiti di distanze. Qui abbiamo Sensor State, l'IMU e il Compass come stanno, entrambi bene per fortuna. Current
cosa succede se andiamo a perdere il segnale? RC Lost Hover. Perché avevo messo Hover? Perché mi trovavo all'interno di una galleria a fare un lavoro l'altro ieri e quindi l'unica condizione non era ritorna a casa, ma rimani lì sul punto fin quando non ho ripreso il contatto con il drone. In questo caso glielo rimetto, lo rimetto in return to home perché è quello più consigliato per questo tipo di oggetti, perché almeno se ne torna a casa quando perdiamo il segnale. C'è anche la possibilità di stoppare i motori con un push stick to inner or outer corners, verso fuori o verso dentro, per poter andare a spegnere il drone di botto. Ok? Non fatelo mentre sta volando, ovviamente. Possiamo spostarci all'interno dei vari menu, vedete, ora sono in questo menu che è quello del dronetto, ma se mi sposto sotto avrò i sensori. Anche qui i sensori, vedete, sono disabilitati, ora andiamo a riabilitarli. Torno qui, eccoli qua, disabilitati, perché ero all'interno di questa grotta e con i sensori attivi non c'era la possibilità di muoversi, quindi ho dovuto disabilitarli e volare in modalità senza sensori. Riattiviamo i sensori, che sono sempre utili. Sotto abbiamo anche la possibilità di avere il display radar map, quindi quella mappa che vedete qui in basso, che definisce i metri di distanza dei vari ostacoli che abbiamo davanti, dietro, a fianco. Ah, vedete qua in alto dove c'è il disegno dei sensori? E vedete che i due sensori laterali non sono attivi. Non sono attivi perché nel P mode e nello sport mode non sono attivabili. Se mi sposto in tripod mode, invece vedete che vengono attivati anche i sensori laterali. Quindi occhio alle pareti laterali nel momento in cui andate a volare in P mode. Ritorniamo all'interno del menu dei sensori. E vedete che se io pigio il sensore direttamente, finisco nel menu del sensore direttamente. Anche qui abbiamo la possibilità di gestire più tipologie di utilizzo del sensore, quindi abilitare o disabilitare il sensore verticale, abilitare o disabilitare l'evitamento degli ostacoli, quindi obstacle detection, quindi riesce a tornare a casa rilevando gli ostacoli, e il precision landing, che ci permette di andare a riatterrare praticamente sullo stesso identico punto da cui siamo decollati. Poco più in basso, bottom auxiliary lightning ci permette di andare a scegliere se utilizzare la luce sottostante al drone nel momento in cui atterra, decolla, oppure sempre durante la navigazione. De gustibus. Più sotto andiamo, più ci inoltriamo all'interno dei menu e vediamo che abbiamo la possibilità di gestire il remote controller settings, quindi i settaggi del radiocomando, dove possiamo scegliere l'LCD screen. Attenzione, quando vi fate le domande cosa vogliono dire tutte quelle robe che ci sono all'interno dell'LCD screen della radio, quindi queste qui sopra, se entriamo nel primo menu vi spiega benissimo tutto quanto, quindi vi dice il punto 1, il punto 2, il punto 3, fino addirittura al punto 17. Dateci un'occhiata perché secondo me vale veramente la pena, è un piccolo manuale delle istruzioni super succinto per il nostro LCD screen. Poi abbiamo la possibilità di scegliere la modalità, appunto, vedete, di volo, stick mode, in questo caso siamo in modalità 2, che è la modalità che tendenzialmente viene utilizzata dalla maggior parte dei piloti di droni, quantomeno che non sono stati aeromodellisti prima. Poi abbiamo la possibilità di entrare nel remote controller calibration, quindi per calibrare il remote controller, non ci interessa in questo momento, la possibilità di customizzare i due pulsanti sottostanti, molto molto utile, e la possibilità di andare a customizzare il pulsante, che è anche un joystick, che abbiamo qui davanti sulla destra del nostro schermino. Eventualmente, se dobbiamo andare a linkare un radiocomando nuovo con il drone, qui in basso vedete che c'è il pulsante Remote Controller Linking, quindi il collegamento tra il controller e il drone. Ci spostiamo ancora più in basso verso HD, quindi le frequenze di trasmissioni, in questo caso utilizziamo un dual band, quindi non 2.4, non 5.8, ma lasciamo fare al nostro radiocomando la scelta migliore per collegarsi al drone, e il channel mode, appunto, automatico, perché in questo caso non ho nessun tipo di disturbo, vedete, e lui mi sceglie il canale più libero e più pulito, quindi meglio di lui, chi lo sa. A meno che non ci troviamo in una condizione in cui c'è una saturazione mostruosa, allora a quel punto potremmo andare su custom e andare a scegliere noi la tipologia, il punto in cui andare, vedete, a spostare la nostra banda, ma non ci interessa per ora, lo teniamo in automatico, consiglio a tutti di tenerlo in automatico.
Downlink bandwidth sta a 20 MHz e l'image transmission code rate sta a 10 megabit per secondo. Ci spostiamo ancora più in giù verso le batterie, dove vediamo che la batteria è una 4 celle, ha un 75% di carica, ma possiamo vedere tranquillamente le singole celle, 4,1 volt per cella. Le batterie hanno un range tra i 3,7 e i 4,2, 4,20 e qualcosa se sono delle HV, ma comunque il range è 3,7, 4,2, sotto i quali non è consigliato andare, tant'è che il consiglio che vi do io è: quando utilizzate questa macchina, impostate, poi vi mostro dove, fino al 25% di batteria, non andate sotto al 25%. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di vedere la tipologia di connessioni, quindi il voltaggio totale delle celle, quante volte è stata caricata e scaricata questa batteria, il flight time, che non so perché è stato azzerato, lo smart return to home, che permette di ritornare a casa nel momento in cui la batteria è troppo scarica. Io vi consiglio di non andare ad utilizzare questo metodo, ma di stare molto attenti voi con il voltaggio della batteria, che potete settare qui sotto, vedete, critical battery warning 10%, quindi inizia a tornare a casa, low battery warning 25%, quindi io al 25% inizio ad avere il drone che inizia a suonare e al 10% se ne torna a casa, ma già al 25% io me ne torno a casa, ok? Anche perché costano un botto queste batterie, quindi mi conviene non andare a sfondarle di fatica, non andare a scaricarle troppo. Poi abbiamo i details, dove abbiamo le varie informazioni di questo modello di drone in particolare. Più in basso ancora abbiamo il gimbal mode, che può essere in follow, quindi in modalità che rimane sempre stabile e sempre orizzontale, oppure in modalità FPV, che girerà in questa maniera. Per un prodotto del genere non avrebbe un senso logico utilizzare un FPV mode. Gimbal pitch limit extension, la possibilità di andare a limitare o meno l'inclinazione del gimbal. Se la disattiviamo, il gimbal non va sopra i 90 gradi così, se andiamo a abilitare, il gimbal potrà salire leggermente verso anche l'alto. Gimbal stop, start and stop buffer è lo smoothness, la morbidezza con cui rallenta la velocità del gimbal, e il massimo gimbal pitch speed è la velocità invece di rotazione verticale del gimbal stesso. Camera forward down, reset gimbal parameters e gimbal calibration a seconda di quello che dobbiamo andare a fare. Se il gimbal è un po' storto, andremo a fargli un gimbal calibration. Ci spostiamo ancora più in basso, dove abbiamo la gestione degli strumenti che vengono collegati sopra il drone. In questo caso abbiamo lo spotlight, e quindi lui mi vede uno spotlight che possiamo andare ad attivare o disattivare. Vedete che mi si illumina il tavolo. Possiamo andare a decidere la potenza, che quando è a terra arriva fino al 50%, quando in aria arriva fino al 100%, che è impressionante. E altrimenti, se avessimo l'altoparlante, avremmo degli altri menu, se avessimo lo strobo avremmo degli altri menu ancora. Comunque questo è il menu dedicato, diciamo, agli apparecchi che vengono attaccati nella versione Enterprise. E l'ultimo dei pulsanti, dove abbiamo la possibilità di andare a gestire i settaggi più comuni, ovvero mostrami la traiettoria di volo, la possibilità di switchare tra mappa e map box, che sono le impostazioni dell'aereo, quelle che vi dicevo prima. Unit settings, show GPS, unit settings, live streaming, ask beeping, il nome del device e le informazioni su questo device. Quindi diciamo la parte about del nostro piccolo drone, molto semplice da utilizzare. Bene, abbiamo visto tutti i menu sovrastanti sopra al monitor, da sinistra a destra. Poco più in basso della scritta DJI c'è il nostro pulsantino dello spotlight, che si potrà attivare e disattivare semplicemente con un tap, e qui a destra invece, sotto il simbolo della batteria, abbiamo la possibilità di gestire la telecamera sul visibile, sugli infrarossi oppure sul MSX, ovvero il mix, vedete, tra infrarosso e visibile, cioè vede sia l'infrarosso ma vede anche il visibile sottostante praticamente. Ok, iniziamo a lavorare un po' e capire come funzionano questi menu del MSX. Vedete che ho attivato il mio menu, e qui a fianco, sotto al disegno dei sensori, è comparso un piccolo termometro, poi un FCC che è la calibrazione, poi uno spot, di modo che posso andare a vedere radiometricamente la temperatura
della persona a seconda di dove vado a cliccare. La mia faccia in questo momento, vedete, la mia fronte è a 31 gradi secondo la termica del drone. Che ne so, il radiocomando è a 30, 31. Se invece vado a prendere la mia mano, siamo sui 29. Se vado a prendere il cappello, ad esempio, siamo sui 25, vedete. Ovunque vado a pigiare, posso avere le mie informazioni. La cosa interessante di questo metodo è che possiamo andare noi a decidere che cosa andare a vedere attraverso questa camera termica. Entro all'interno del termometrino, appunto, e vedete che non c'è niente di attivo. Partiamo dal menu soprastante, cioè le palette. Pigio le palette, vedete che ho la possibilità di scegliere hotspot, quindi questa tipologia di visualizzazione. Ho la possibilità di scegliere rainbow. Ho la possibilità, che è quella più classica, diciamo, ho la possibilità di scegliere gray, ho la possibilità di scegliere hot metal e ho la possibilità di scegliere cold spot. Quindi, a seconda di quello che dobbiamo andare a gestire, andremo a scegliere la nostra tipologia di paletta. Lasciamo stare il discorso delle palette, che è una scelta personale a seconda appunto di quello che volete andare a fare. Quello che mi interessa invece farvi vedere è la parte relativa al termometro, questa qui, perché la cosa più importante da capire è come settare questo range, perché a utilizzarlo così semplicemente, guardate che cosa succede se io mi sposto drasticamente. Ok, ho girato il drone in maniera improvvisa e gli sto facendo vedere, sto ruotando e sto tiltando. Vedete che ogni volta che io sposto il drone, sposto la telecamera, lui mi cambia i colori perché va in un range ampissimo che praticamente non serve a nulla utilizzato in questa maniera e non è preciso per nulla. La cosa che a me interessa invece è avere un range della temperatura che voglio andare a controllare. Vi faccio vedere come funziona semplicemente attivando qui in basso a destra il range di temperatura. Vedete com'è già cambiato drasticamente? Perché qui in basso adesso mi si è creata questa piccola barra in cui io posso dargli un limite minimo e un limite massimo di temperatura da andare a rilevare. A me non me ne fregava nulla di tutto quello che c'era dietro, che era sotto i 26 gradi, e non mi interessa nulla di tutto quello che c'è sopra ai 37 gradi. Quindi vedete che viene visualizzato molto molto meglio ciò che devo andare a riprendere. In questo caso, se dovessi fare ricerca e soccorso, non andrei di sicuro a tenerlo in automatico, ma dovrei andare a creare un gap tra le varie temperature. In virtù della temperatura che vogliamo andare a sfruttare, possiamo andare a proprio a pigiare fisicamente il pulsantino, ad esempio hot. Vedete, io adesso lo sto spostando sempre di più, fino a 100 gradi, quindi qui inizierò ad avere un range tra i 26 e i 100 gradi, praticamente inutile da questo punto di vista, o addirittura vado ad alzarlo e vedete che non c'è nulla che sia in questo range di temperatura tra i 65 gradi e i 103 gradi. Se invece vado a portarmi tra i 15 gradi e i 36, vedete, inizia ad avere la mia visibilità, ma io posso essere ancora più preciso perché qui in basso, a parte il fatto che posso decidere high temperature e vedete andare a ritoccare le temperature anche in questa maniera qua, pigiando semplicemente sul più e sul meno. Da 20 a 31, vedete come si vede bene che la mia faccia in questo momento è pigiandoci sopra a 31,2, quindi riconosce chiaramente che la parte bianca è la parte più calda della mia faccia. Tipo la mano ha dei punti da 29, dei punti da 30, il palmo che adesso era chiuso sta quasi a 31-36. Se io chiudo il palmo e lo riapro, vedete che è più bianco. Se scaldo le mani
e vi mostro le mani, vedete che adesso la mano è arrivata a 31 gradi. Quindi ritorniamo all'interno di questo menu, che è il menu indispensabile per capire come funziona, e cerchiamo di impostare, ad esempio, vediamo se abbiamo qualcosa da riprendere. Andrò a spostare la temperatura, vedete, minima. E ecco che il gatto mi è comparso. Posso addirittura andare a spostare la temperatura massima, cercando di creare un range che chiaramente mi faccia vedere il gatto. Quindi siamo a una distanza di 8 metri più o meno, anzi no, più o meno 8,2 metri, perché i sensori vedono 8,2 metri. 9 metri, 8 metri, 9 metri. Ecco il gatto che ritorna, ma noi riusciamo a vederlo tranquillamente grazie al range che abbiamo impostato in maniera abbastanza precisa. L'importante è che impariamo ad utilizzare, vedete, questo range qui. Grazie a questo noi riusciremo a lavorare perfettamente con tutte le nostre palette. Ok, ringraziamo Katia e il gatto che ci hanno fatto da test. Ritorniamo qui sul tavolo. Qui in basso ci sono due pulsanti più e meno per andare eventualmente a essere ancora più precisi, quindi sulla destra. Pigiando più, vedete che avrò una banda di utilizzo ancora più precisa nel momento in cui vorrò utilizzare questa banda. Qui possiamo decidere di vedere appunto un punto singolo oppure di vedere un'area. Un'area è molto interessante perché vado a selezionare la mia area e lui mi dirà, che ne so, qui all'interno di quest'area, che ho due punti, vedete qui in basso, la media. L'allarme è impostato a 50 gradi, quindi se supera i 50 gradi mi darà un allarme. Ho un massimo di 31,4 e un minimo di 6,8 nei lati. Se io stringo ancora e prendo solo la mia faccia, vedete che abbiamo un massimo di 31,2 e un minimo di 24, 21, 23. Poi ho anche gli occhiali che riflettono, quindi sono molto freddi probabilmente. E questo è un altro metodo di utilizzo per capire un range di temperatura all'interno di un quadrato. Si applica in questa finestrella qui. Oppure senza nessun tipo di misurazione, andando a togliergli proprio, vedete, la temperatura. Io solitamente tengo questo per avere un punto di riferimento per poter poi visualizzare le varie temperature. Ok, questa era la parte menu più interessante del drone. Qui a fianco abbiamo la parte menu dedicata alle fotografie, dedicata al formato video e dedicata invece alle impostazioni. Nelle foto abbiamo un photo mode che può essere single, burst o intervallo, quindi singola, multipla oppure ad un intervallo di tempo tipo un time lapse. Il formato dell'immagine, che è solo ed esclusivamente un JPEG, e il ratio, che è in 4 terzi o in 16 noni. La sfortuna di questa telecamera radiometrica è che non esporta i file radiometrici, quindi noi possiamo vederli nel momento dell'utilizzo, ma non abbiamo la possibilità di scaricare un file RJPEG, per capirci, che sarebbe il file ottimale che dovremmo andare ad utilizzare con un qualsiasi programma per poi post produrre le nostre informazioni termiche. Quindi si può fare solo ed esclusivamente in diretta, niente post produzione a computer purtroppo. Nel menu video abbiamo la possibilità di gestire il formato MP4 piuttosto che MOV. La tipologia di camera che viene supportata è 640p a 8,7 frame per secondo per quanto riguarda la camera termica, mentre la camera sul visibile è possibile andare a lavorare a 1080p, è possibile andare a lavorare
in 2K7 ed è possibile andare a lavorare anche in 4K. La cosa che un po' mi infastidisce di questa camera è che potevano farla un po' più aperta, più open, perché 4K a 30 frame, io non posso lavorare a 25 frame. No, non posso lavorare a 25 frame al secondo, maledetti loro. Ci spostiamo anche nel menu delle impostazioni, dove possiamo attivare e disattivare ad esempio l'istogramma, il timestamp, quindi la data e l'ora, video caption, la gestione degli smart LED se vogliamo che si accendano e che si spengano, il ROI, cioè la gestione della telecamera termica, escludendo che esclude un 33% del cielo o un 50% del cielo. Io in questo caso utilizzo una full, perché poi vado a gestirla tramite quel pulsantino che vi mostravo prima del termometro, che mi dà un range ben preciso che gestisco io personalmente. E poi abbiamo la temperatura di allerta, se supera i 50 gradi un punto ce lo dice, quindi inizia a suonare. L'auto FCC, quindi l'autocalibrazione, la possibilità di inserirci la griglia, la tipologia di file, se deve essere 000, 001, 002, 003 e poi proseguire, oppure nel momento in cui si fa una formattazione ricomincia da 000, 001, 002, 003 e via dicendo. La possibilità di scegliere dove andare a buttare i file, se nell'SD card o se nello storage interno, di 22 giga, non di 18, avevo sbagliato, scusatemi. E i settaggi, il reset dei settaggi della camera e la formattazione dello storage interno. Bene, abbiamo visto questo menu, ovviamente qui abbiamo la possibilità di switchare tra foto e video. Sotto abbiamo la possibilità di attivare e disattivare la registrazione video e fotografica. Qui di fianco abbiamo la possibilità di entrare all'interno dello storage della telecamera, in questo caso non c'è nulla. E poco più in basso la possibilità di gestire ben poco, maledetta DJI che non lo ha aggiornato, la possibilità di andare a gestire solamente l'esposizione della telecamera. Vedete, più 3, più 7, lo metto in visibile perché altrimenti non vedete la differenza. Vedete, posso andare a aumentare l'esposizione o diminuire l'esposizione. Questa cosa mi dispiace tantissimo perché non c'è la possibilità, vedete, di spostare da automatico a manuale questa telecamera. Non hanno implementato ancora questa opzione e non so se la implementeranno mai, cioè l'hanno messa nell'applicazione ma non è possibile utilizzarla. E purtroppo vedete anche gli ISO sono bloccati, il manuale è bloccato, quindi non posso toccare l'apertura, non posso toccare lo shutter, non posso toccare nulla di nulla, quindi un menu alquanto inutile se non per l'esposizione, ecco. Basta, direi che vi ho detto tutto quanto. L'esposizione può essere gestita anche attraverso la rotellina, la wheel che abbiamo qui di fianco, non quella del tilt della telecamera che è questa, ma quella di destra, in modo che posso salire e scendere con l'esposizione. Qui in alto l'aereo che vi dicevo, di cui vi parlavo prima, vedete, mi dà, pigiando sull'aereo, mi dà la possibilità di fare lo switch in realtà tra la telecamera e questa mappa. Nella mappa, dove siamo a casa qua in questo caso, oltre ad avere la mappa classica abbiamo anche l'AirSense System, che è tipico di tutti i droni DJI della versione Enterprise, dove abbiamo le informazioni sugli aerei che sono attorno a noi, quindi siamo un passo avanti in confronto alla visibilità e all'utilizzo che si ha con un drone classico. Bene, ritorno di qua, appoggiamo la radio. Non mi resta che salutarvi ragazzi, spero veramente che vi sia stato utile questo video. Ci ho messo tantissimo tempo ed è stato un bel po' lungo, ma per chi è interessato ad avere informazioni sul Mavic Dual Enterprise, penso che questa sia stata una sorta di lezione indispensabile di questo prodotto. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di cliccare un bel mi piace su questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati con i prossimi video che usciranno sul canale. E seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, su Twitter, anche sul canale Telegram dove lascio tutte le offerte. E ricordatevi che noi ci vediamo ogni martedì con la diretta su YouTube, il mercoledì
con video e tutorial tipo questo o comunque di videoproduzioni, il giovedì con i corsi di DaVinci Resolve. Quindi non mi resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!